Santi con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Ben ritrovati col nostro consueto appuntamento con la rubrica Santi e Caffè. Oggi è venerdì 19 febbraio ed è il venerdì dopo le ceneri, quindi non il primo venerdì di Quaresima, tante volte si fa un po' di confusione. È ancora il venerdì dopo le ceneri, il primo venerdì di Quaresima e venerdì l'altro. E dunque però è un venerdì a tutti gli effetti di Quaresima, è il primo venerdì nel quale siamo chiamati in modo ancora più forte a meditare sulla passione di Gesù. Voi tutti sapete, miei cari figlioli, che già da tempo io vi invito a recuperare la tradizione viva della Chiesa, che raccomanda ogni venerdì dell'anno, non solo in Quaresima, di fare la Via Crucis e di astenersi dalle carni. Molto più questo appello lo rivolgo in questo tempo prezioso di Quaresima, che è un tempo di conversione. Dobbiamo tornare a Dio, dobbiamo convertirci, dobbiamo fare di tutto per abbandonare il peccato. Ecco, dobbiamo chiedere alla Madonna, ecco, a lei, alla Madonna, che ci aiuti a liberarci dalle forme di peccato, quelle che noi nel nostro cuore conosciamo, sappiamo, verifichiamo. E allora in questo modo sarà veramente un cammino di fede. Quindi oggi, che è venerdì dopo le ceneri, mi raccomando anzitutto all'astinenza dalle carni e l'esercizio dei fioretti. Molto importante le rinunce volontarie, sono importanti quelle involontarie, cioè quelle che non scegliamo noi e per questo sono più difficili da vivere, però anche scegliamo, come la Chiesa sempre ci ha insegnato, di fare delle rinunce importanti. Chi vuol rinunciare alla pasta, chi vuol rinunciare al formaggio, chi vuol rinunciare al vino, chi vuol rinunciare, ecco, a qualcosa a cui siamo particolarmente legati. È possibile, naturalmente, anche, anzi la Chiesa vivamente lo raccomanda, il digiuno. Il digiuno si sviluppa nelle seguenti maniere, come la Chiesa Cattolica lo insegna. C'è il digiuno completo, che significa pane e acqua tutto il giorno, da mezzanotte a mezzanotte. C'è poi il digiuno che prevede di saltare invece i pasti, scegliendone uno. I pasti che noi facciamo generalmente sono tre: la colazione, il pranzo e la cena. C'è anche la merenda, qualcuno dice, comunque sia, ad ogni modo fondamentalmente sono questi tre i pasti fondamentali del giorno che ci tengono in piedi: la colazione mattutina, poi il pranzo tra mezzogiorno, l'una, l'una e mezzo, e infine la cena. Ecco, allora, se c'è una forma di digiuno radicale, che è quella di saltare tutti i pasti digiunando a pane e acqua tutto il giorno, c'è anche la possibilità invece di saltare due pasti scegliendo di farne uno solo. Pane quanto se ne vuole, se si digiuna pane e acqua, acqua quanta se ne vuole. Una cosa importante da dire, perché alcuni me l'hanno chiesto: il caffè non spezza il digiuno. Dunque buon caffè a tutti anche stamane. Ecco, il caffè non spezza il digiuno, anzi aiuta la caffeina a evitare quei tipici mal di testa che vengono quando si digiuna, il senso di stanchezza, di sonnolenza. Anche la caffeina permette di star su. Ecco, le persone che hanno oltre i 65 anni e gli ammalati di qualunque età non possono digiunare, non sono tenuti al digiuno, perché appunto c'è la malattia che lo impedisce. Si può fare solo qualche rinuncia offrendo con amore a Dio le proprie sofferenze. E quindi questo è molto importante, che questi venerdì di Quaresima noi veramente col cibo, col sonno anche, viviamo un rapporto sobrio. C'è un bellissimo inno che, tradotto in italiano per la Quaresima, dice: sia parca e frugale la mensa. Parca e frugale, ecco, mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Rinunciare per quanto si può al gusto, i santi lo facevano, altrimenti veramente noi abbiamo cambiato per sempre il paradigma e siamo divenuti luterani. Sapete molto bene che Lutero non ne veniva a capo, perché diceva che non erano necessarie queste pratiche penitenziali, perché l'uomo è solo giustificato da Cristo mediante la fede. Invece non è così. La Chiesa Cattolica ha un'altra visione, fino a prova contraria, noi siamo cattolici,
E quindi digiuniamo e facciamo i fioretti, facciamo le rinunce. Alcune rinunce possono essere prolungate per tutto il tempo di Quaresima. Un esempio, se a me piace il formaggio sulla pasta e la pasta senza formaggio possono sembrare banalità, ma provate, vedrete che non è invece così, perché la volontà spirituale si rafforza. Ed è una memoria continua, ecco, del nostro essere peccatori e dell'invocare la misericordia del Signore. Dicevo, se a me piace il formaggio sulla pasta, allora io non metto per 40 giorni il formaggio sulla pasta. Provate, se qualcuno individua cos'è che gli piace fare e non lo fa per 40 giorni, e poi venite a raccontarmelo, se non è un impegno notevole che rafforza la volontà e fa crescere nella fede. E l'altro... Quindi questo per quello che riguarda le pratiche penitenziali, di cui non si parla più, è incredibile vedere quello, non si parla più delle pratiche penitenziali, dei fioretti, addirittura c'è come Bergoglio chi li denigra, li squalifica, ma l'altro aspetto è la meditazione della passione di Gesù, soprattutto il venerdì, miei cari figlioli. Noi lo raccomandiamo durante tutto l'anno, ma molto di più, in particolare lo ricordiamo in questi venerdì di Quaresima, venerdì preziosi per meditare, ecco qui, sulla passione del Signore. Vedete questo piccolo crocifisso? Io ce l'ho sempre qui con me, qui è la sezione dove io scrivo i miei libri, sto lavorando per ora sull'Apocalisse, perché possiate averlo subito dopo Pasqua, nella speranza che se non venite voi possa venire io in giro, vedremo come andrà. Ma anche scrivo i post, rispondo alla corrispondenza, eccetera, ma eccolo qui il crocifisso davanti. Anche voi abbiate sempre un piccolo crocifisso con voi, e il venerdì soprattutto c'è la Via Crucis, ecco, preziosissimo esercizio che proviene dal genio apostolico di San Leonardo da Porto Maurizio, un frate predicatore francescano del 1700, che si inventò al Colosseo questa pia pratica, al Colosseo dove morivano i martiri. Lui ripropose, a dire il vero, all'inizio nella chiesa di Santa Francesca Romana ai fori imperiali, poi piano piano lo espose al Colosseo e diventò una pratica molto gradita e diffusa. Ecco, quindi il venerdì di Quaresima, e a partire da questo venerdì dopo le ceneri noi trasmetteremo ogni venerdì sera fino a Pasqua alle 21:15 dalla Cappella Domina Nostra della Diuvante, trasmetteremo la Via Crucis. Quindi vi aspetto anche questa sera alle 21:15 per la Via Crucis da me guidata nella Cappella Domina Nostra in diretta su Radio Domina. Allora, oggi è il, abbiamo detto, 19 febbraio. Domani 20 febbraio si celebra la festa liturgica di Giacinta di Fatima, una dei tre pastorelli. Però oggi voglio parlarvi di Santa Xi o Santa I Zemmei, Lucia I Zemmei. Ieri vi ricordate che abbiamo parlato di Saint Jean-Pierre Nguyen, questo sacerdote francese che a 30 anni muore martire sotto il regime imperialista in Cina. Ecco, oggi celebriamo la festa liturgica di una giovane donna, una vergine, discepola, appassionata di padre Nguyen, che muore l'indomani. Ecco, voglio parlarvi di lei. Stiamo allora oggi e ieri parlando dei martiri cinesi. Ancora una inquadratura completa, e poi parliamo della santa sconosciuta di oggi, ma vedrete che vite incredibili ci sono lontano da noi, nel tempo, perché siamo nel XIX secolo, e nello spazio, siamo in Cina. E io penso, figlioli cari, non so se siete d'accordo con me, è anche uno dei miei scopi, riscoprire l'importanza di questi martiri, la storia di questi straordinari testimoni della fede. Noi parliamo dei martiri cinesi, ma pensate anche ai martiri più recenti in Iraq, durante il regime dell'ISIS, di Al-Qaeda. I martiri in generale del Medio Oriente sono stati uccisi, cristiani, non solo cattolici, anche protestanti in queste terre del Medio Oriente, per la loro fede cristiana, da parte dell'Islam violento. Ecco, e noi dovremmo sentirci interrogati, direi interpellati, da queste testimonianze, che sono testimonianze preziose. Con l'espressione martiri cinesi, come dicevamo ieri parlando di Saint Jean-Pierre Nguyen, vi ricordate
non se ne parla nemmeno, quando gli dicono ma tu rinuncia alla tua religione cristiana e sarai salvo, che poi uno si domanda ma per quale motivo, dove sta il crimine, rinuncia alla tua religione. Naturalmente il padre Nguyen aveva saputo scrivere alla mamma: qui il diavolo cerca di farci del male. La fede cristiana che sa scorgere la battaglia dell'Apocalisse tra la donna vestita di sole e il dragone infernale, questo oggi purtroppo noi qui in Italia abbiamo un cattolicesimo spento che deve fare i conti col peggior nemico, che è interno, che non è quello dei comunisti o dei boxer cinesi, ma è quello dei maledetti modernisti che stanno dentro e vestono di bianco, rosso e nero e stanno alterando la dimensione cattolica, trasformandola a modo loro in una visione ideologica. Ecco, allora per martiri cinesi si intende una schiera di 120 martiri cattolici, ovviamente, uccisi nel corso di diverse persecuzioni tra il 1648, vi ricordate che ieri dicevamo di quella storia circa la maniera diversa di approccio alla evangelizzazione della Cina? Parlavamo di Matteo Ricci che proponeva di lasciare la disponibilità ai culti degli antenati e invece i francescani, quindi i gesuiti, e invece i francescani e i domenicani, i gesuiti dopo San Francesco Saverio, però dopo la prima generazione, quindi quella di Matteo Ricci 1600, e invece i francescani e i domenicani che dicevano di rimanere scandalizzati da questo tentativo di inculturazione tale da far convivere il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo con i culti locali. E fu chiamato il Papa a intervenire, il Papa intervenne e diede ragione ai francescani e domenicani e fu condannata la proposta di Matteo Ricci, che invece oggi, come vedete, è assoluta. San Francesco Saverio è dimenticato, non so io veramente. Questi santi martiri che sono morti da cattolici e hanno versato il sangue per Gesù Cristo, nessuno li conosce e non si fa altro che parlare di Matteo Ricci, per forza, perché Matteo Ricci è un antesignano del dialogo interreligioso, del rispetto dei culti locali, vedete l'Amazzonia, il sinodo in Amazzonia, Pachamama e tutte quelle storie lì che sapete molto bene. Per quel che mi riguarda, il modello, e sono in buona compagnia perché sono i papi che hanno detto quelle cose lì, è incredibile vedere quello. Ma per quel che mi riguarda, Matteo Ricci non merita la canonizzazione, è un modello assolutamente non utile per quel che riguarda l'annuncio del Vangelo. Il rispetto delle culture sì, perché questi qui modernisti sono proprio diabolici, poi dicono ma allora tu non rispetti, tu no, e sei un fondamentalista. Attenzione, il rispetto delle culture locali sì, ma l'annuncio integrale del Vangelo senza sconti sine glossa pure, ecco, per cui diciamo che, senza andare nel sottile, io vi ricordo, ho studiato alla Gregoriana, che è retta dai gesuiti, e proprio nel periodo in cui studiavo io, proprio all'inizio del 2000, quando Giovanni Paolo II ha canonizzato questi 120 martiri cinesi, che noi, come quello di ieri, San Jean-Pierre Nguyen, non conosciamo, vi dicevo che studiavo alla Gregoriana proprio in quel periodo in cui Wojtyła aveva canonizzato questi martiri cinesi, 120 in tutto, e mi ricordo che c'era una controproposta, che appunto c'era un paio di gesuiti, non tutti a dire il vero, non faccio i nomi se no me ne vado lontano, che volevano appunto insistere per una controproposta che era quella appunto del gesuita Matteo Ricci. Me lo ricordo molto bene. Bene, allora, si tratta di 120 martiri uccisi nel corso di secoli che vanno dal 1600 al 1930 sotto varie persecuzioni. Giovanni Paolo II ha sentito il bisogno di metterli tutti insieme, questi martiri, dal 1648 al 1930, e di canonizzarli tutti insieme. Ecco, tutti insieme, sono stati canonizzati tutti insieme in una bellissima celebrazione in Piazza San Pietro il 1 ottobre dell'anno 2000. Bene, allora io, prima di parlarvi della santa di oggi, su cui voglio spendere un paio di parole, voglio farvi nomi, non li conosciamo, però mi sembra giusto fare adesso quasi a capochino e mani giunte i nomi di questi martiri sconosciuti che sono andati in Cina e che anche con altri cinesi convertitisi hanno versato il sangue per Gesù Cristo, mentre qui noi in Italia, cattolici, soprattutto preti, ci curiamo i nostri gusci da buoni lumaconi. Allora,
Ve li leggo i nomi. Protomartire, cioè il primo martire a versare il sangue in Cina, forse è opportuno saperlo, è stato un domenicano. Il primo martire in Cina è stato un domenicano spagnolo. Infatti viene chiamato il protomartire cinese, Francisco Fernández de Capillas, sacerdote domenicano, decapitato. Poi abbiamo Père Saint-Jordan, vicario apostolico di Fujian, martirizzato a Fuzhou. Francisco Serrano Frias, sacerdote domenicano. Juan Alcober Figuera, sacerdote domenicano. Joaquín Royo Pérez, sacerdote domenicano. Quindi mentre nello stesso periodo Matteo Ricci stava a discutere dentro diciamo le sale imperiali del rispetto delle tradizioni, queste sono cose importanti da sapere per conoscere la nostra storia cattolica, stavano a discutere sul rispetto dei culti idolatrici, i domenicani nel frattempo morivano martiri. Francisco Díaz del Rincón, sacerdote domenicano. Pietro Wu Guosheng, questo è importante, Pietro Wu Guosheng, perché è il primo martire autoctono indigeno, cioè il primo cinese. Che belle queste storie, fioli cari, che cosa sa fare l'annunzio del Vangelo e che cosa sa dare nostro Signore Gesù Cristo. Il primo battezzato divenuto martire cinese si chiama Pietro Wu Guosheng, era un catechista laico che è stato strangolato il 27 gennaio 1815, è l'Ottocento, il secolo nel quale parti tra fine Ottocento e primi del Novecento si sviluppa la violenta persecuzione da parte dei boxer contro i missionari cattolici. Agostino Zhao Rong, il primo sacerdote cinese martire, che meraviglia. Ecco, chi di noi conosce questi santi qui? Eppure è stato anche lui molto importante. Poi abbiamo Giuseppe Zanda Peng, laico cinese, Jean-Gabriel Torrent Dufresne, anche lui sacerdote delle missioni estere come Jean-Pierre Nguyen, martirizzato il 7 febbraio 1816, Giovanni da Triora, sacerdote francescano, Giuseppe Juan Zaide, sacerdote cinese, Paolo Liu Hanzuo. E poi abbiamo, li voglio leggere tutti, Jean-François Régiclet, sacerdote francese della congregazione della missione, strangolato a Cuxian il 30 novembre 1823, Taddeo Liu Ruiting, sacerdote del clero di Sichuan, Pietro Liu Wenyuan, laico catechista, Gioacchino He Kaizi, laico catechista. Lorenzo Bai Xiaoman, vedete che quanto più si va avanti, tanto più scompaiono i nomi europei e aumentano quelli locali, vuol dire che il messaggio nel frattempo filtrava e nel sangue dei martiri si costruiva la florida chiesa cattolica cinese che, come io vi dico, avrà molto da dire in futuro. Auguste Chapdelain, anche lui come padre Jean-Pierre Nguyen, sacerdote delle missioni estere di Parigi. Agnese Cao Guiying, laica vedova, Agatha Lin Zhao, laica catechista, ci sono anche le donne, come vedete, che lasciano il nome cinese, ma vi aggiungono il giorno del battesimo quello, da battezzate, e sono nomi cattolici, questa si chiama Agatha, qualcuno si chiama Girolamo, qualche altra Lorenzo, qualcun altro Lucia, come la martire di oggi, di cui fra un momento vi parlerò. Ma leggiamo ancora l'elenco di questi gloriosi martiri cinesi. Girolamo Lun Tingmei, Lorenzo Wan Bing, Giovanni Battista Luo Tingyin, laico sposato. E poi ci sono anche dei seminaristi, giovanissimi, come Giuseppe Zhang Wen Lan, ucciso a 20 anni per la fede in Gesù Cristo, non voleva togliere la talare. Capito? Il regime imperialista lo costringeva a togliere l'abito, lui non volle toglierlo e fu ucciso. Paolo Chen Champin, anche lui seminarista. Marta Van Luoshi, laica vedova. Jean-Pierre Nel, ecco, qui siamo adesso alla storia che stiamo trattando ieri e oggi, ne abbiamo parlato ieri, di padre Jean-Pierre Nel, che viene ucciso insieme a 3 laici catechisti, Martino Wu Xuesheng, Giovanni Zhang Tianxian, Giovanni Chen Xiangheng, e con loro l'indomani della loro morte, loro sono stati martirizzati, decapitati il 18 febbraio e oggi, come il 19 febbraio come oggi, è stata invece
decapitata Lucia, la santa laica Lucia Yi Zhenmei, di cui voglio fra un momentino parlarvi. Devo finire però l'elenco, abbiamo quasi concluso. Nel Novecento, nei primi decenni del Novecento, la persecuzione si intensifica sotto il pontificato di San Pio X, che fu sensibilissimo, soffrì moltissimo e piangeva di non poter andare lui a morire martire in quelle terre. Barbara Kuiliangsi, laica, coniugata, Modest Anlauer, sacerdote gesuita. Ecco, questo è il primo gesuita, credo, sì, gesuita, morto, il primo gesuita morto nel 1900 in Cina. Rémy Isor, anche lui gesuita francese. Poi abbiamo Giuseppe Ma Taishun, laico, Lucia Wang Cheng, Maria Fang Kun, Maria Qi Qiu, Maria Zheng Xu, Maria Du Zhaozi, sono tutte laiche sposate o consacrate, Maria Du Tianxi, Maddalena Du Fengzhu, Paolo Wu Yuan, Jean-Baptiste Wu Mantang, Paolo Wu Wanshu, Raimondo Lin Kanzen, Pietro Lin Kanzui, Pietro Zhao Minzen, Giovan Battista Zhao Minxi, Cesidio De Fossa, francescano spagnolo, ucciso il 5 luglio 1900 a Cao. Teresa Shen Xinxie, Rosa Shen Aixie, Pietro Van Zuolong. E qui c'è il primo italiano tra i martiri, tra i 120 martiri canonizzati da Giovanni Paolo II nel 2000. Il primo martire italiano in Cina si chiama, pochi lo sanno, Antonino Fantosatti, vescovo francescano, vicario apostolico dello Hunan meridionale, nato il 16 ottobre 1842 a Santa Maria in Valle di Trevi. Ecco, è il primo italiano martire in Cina, ucciso nel 1900 in odium fidei, in odio alla fede, vescovo francescano italiano, Antonio Fantosatti. E poi ancora un altro italiano, questa volta sacerdote, nato a Galliate nel 1869, padre Giuseppe Maria Gambaro, o Gambaro, sì, credo sia Gambaro, questo è un po' più noto, Teodoric Balà, sacerdote francescano osservante, Marco Zi Tang Xiang, Mario Maria Guolisi, Giovanni Wu Weiyin, questi sono martiri laici. Ancora abbiamo Gregorio Maria Grassi, un terzo italiano, sacerdote, è questo che colpiva molto San Pio X quando sapeva, ma anche Padre Pio, quando Padre Pio, un giovanissimo Padre Pio è nato nel 1883, come sapete, e quindi nel Novecento aveva 13 anni, giusto? Aveva 13 anni, sì, mi pare, 17 anni, ecco, e lui sapeva, passavano le voci, arrivavano le notizie di questi sacerdoti che morivano martiri in Cina, e piangeva Padre Pio, già un giovane frappio da Pietrelcina piangeva come piangeva San Pio X. I santi piangono per i martiri, ma non perché li dicono poveracci, ma perché dicono beati loro e noi no, che non possiamo. Pensate un po' come va la santità. Finiamo l'elenco. Quindi vi dicevo, un altro sacerdote italiano, Elia Facchini, sacerdote francescano nato a Reno Centese, André Bauer, frate francescano, Marie-Hermaine Grivaud, e questa è la prima suora francescana morta in Cina, Maria della Pace Giuliani, suora francescana italiana. Quindi, come ci sono martiri maschi, uomini, ci sono anche martiri donne, suore, soprattutto francescane, che sono state uccise. Abbiamo ancora Maria Chiara Nanetti, suora francescana missionaria, Marie de Saint-Nathalie Kerguin, Marie de Saint-Just Moreau, Maria Dolphin Dierx. Sono tutte suore francescane, soprattutto francesi. Maria Amandin Jury, ecco, dimenticavo di dire che anche Santa Teresa di Gesù Bambino sentì un grande bisogno di chiedere a Dio che potesse anche lei, proprio coltivò il desiderio, siccome in Vietnam, che non era la Cina, ma è da quelle parti, si stava aprendo un monastero carmelitano, insistette moltissimo Teresa di Lisieux perché voleva andare lì nella speranza di morire martire.
Giovanni Zhuang, seminarista, Giovanni Wang Rui, seminarista. Quindi, come vedete, ci sono vescovi, ci sono preti, ci sono suore, ci sono seminaristi, ci sono laici, ci sono laiche, ci sono catechisti. Pietro Wu Anbang, Francesco Zarong, Pietro Wang Herman, Giacomo Zhao Kanghin, Mattia Feng De, tutti laici fucilati per la loro fede in Gesù Cristo. Giacomo Yang Guodong, Pietro Zhang Banyu, Zhang Huailu, Anna Ang Sixi, Maria Ang Wozi, Maria Ang Liuhua, Anna Ang Zia Gozi, Paolo Zhu Linde, Giuseppe Van Guji, Giovanni Van Guihin, sono tutti laici, laici cinesi, evangelizzati da questi straordinari campioni della fede, missionari in Cina, che a loro volta hanno versato il sangue per Gesù Cristo. Teresa Zhang Ezi, Pietro Liu Ziuyu, Giovanni Battista Zuburui, Elisabetta Kim Biazi, Simone Kim Shunfu, ripeto, sono tutti laici. E però nel frattempo compaiono ancora altri nomi italiani e di sacerdoti. Per esempio c'è Léon Ignace Mangin, sacerdote della Compagnia di Gesù, quindi gesuita, è il terzo gesuita martire in Cina. Giovanni Paolo II li ha messi tutti insieme, canonizzati, come vi ho detto più volte, nel 2000, durante il giubileo. E poi ancora Pietro Zurixin, Maria Fuglin, ecco un altro italiano, Alberico Crescitelli, nato ad Altavilla Irpina, ucciso il 21, martirizzato il 21 luglio 1900. Ci sono altri nomi, gli ultimi, tutti cinesi, laici, catecumeni, cioè non avevano ancora del tutto concluso il cammino, eppure sono morti martiri. Giuseppe Wang Jumei, Anna Wang, Lucia Wang Wangzi, Andrea Wang Wangzi, sono marito e moglie, è incredibile. Andrea Wang Tianqing, Maria Wang Lizi, no, non sono marito e moglie, scusate, sono fratello e sorella. Maria Wang Lizi, Maria Zhao Guozi, Rosa Zhao, Maria Zhao, Giuseppe Guan Gengyin, Chi Zhu Ze, Paolo Ge Tinzu e l'ultima è Rosa Fan Hui, laica, uccisa, fucilata il 25 febbraio 1930 a Lituzui, nel periodo in cui più o meno in Messico, dall'altra parte del pianeta, si installava il regime massonico che metteva a morte i cristeros, ed è incredibile che anche Pio XI rimase impressionato da questa cosa, sapere che senza che si conoscessero, e qui io mi commuovo, non so voi, i martiri che venivano uccisi, fucilati in Cina, cantavano Viva Cristo Re in lingua locale, allo stesso modo in cui facevano dall'altra parte del pianeta i martiri messicani, i cristeros. Gli ultimi due uccisi nel 1930 sono due sacerdoti, anzi un vescovo e un sacerdote italiani, e sono Luigi Versiglia, salesiano, e Callisto Caravario, salesiano, entrambi salesiani, sacerdoti salesiani piemontesi, che anche loro nel 1930 sono stati martirizzati. Elenco glorioso. Ieri avevamo parlato di Saint Jean-Pierre Nehen, che muore a 30 anni, e lì sono i misteriosi disegni di Dio, per lui era pronta la corona del martirio, per cui non ha avuto il tempo di predicare moltissimo, ma quel poco che ha fatto è stato sufficiente a portarsi con sé in cielo degli altri martiri, i tre di cui parlavamo ieri, e oggi, come oggi, veniva invece decapitata dalla violenta persecuzione dei mandarini una discepola di Jean-Pierre Nehen. Vi è che quando il sacerdote è ardente, quando il sacerdote ha lo zelo di Cristo, non so quanti discepoli e discepole riesce a fare. L'indomani della martirio di padre Jean-Pierre Dehaene viene martirizzata questa laica di cui voglio parlarvi, Yi Zhenmei, meglio conosciuta come Santa Lucia Zhenmei, ecco, Santa Lucia Zhenmei. Era nata il 17 gennaio 1815 a Maiyang, in Sichuan, ultima di cinque fratelli.
Il padre era un cattolico da poco convertito dal buddismo. Guardate quanto è interessante anche questo, no? Il papà di questa santa, Lucia Zenmei, era buddista e si converte al cattolicesimo. A 12 anni, Lucia prende, Yi, di nome, prende il nome di Lucia, la santa martire siciliana. I martiri fanno i martiri, i santi fanno i santi, e si consacra al Signore, cioè decide di consacrare la propria verginità a Cristo. Ma i genitori vogliono darla in sposa, insistono, insistono, e allora, non sapendo come liberarsi da questa situazione, Lucia si finge pazza, fa finta di essere matta, facendo così cadere tutti gli accordi matrimoniali, anche quelli futuri. Riprende i suoi studi per diventare maestra di scuola e nel contempo si dedica alla crescita della propria vita interiore. Conosce padre Jean-Pierre Nahen, il sacerdote martire di ieri, che muore dicendo nemmeno a discuterne e di cambiare religione, e padre Jean-Pierre Nahen le affida l'incarico di fare da catechista ai fanciulli. Durante la persecuzione, breve ma violenta, anche Lucia viene arrestata. Arrestata perché discepola di padre Jean-Pierre Dehaene, e viene condannata alla decapitazione. Accetta con dignità la condanna, ma si ribella quando, giunta sul luogo delle esecuzioni, come era avvenuto il giorno prima, ai quattro martiri spogliati nudi, fa di tutto, si oppone con urla, grida, con pugni, con qualunque possibilità che venga spogliata. Alla fine i carnefici sono costretti a lasciarla vestita. Ecco, fu decapitata il 19 febbraio, come oggi, 1862, a Kaiyang, nel Guizhou. Il 18 e 19 febbraio furono uccisi, oltre a padre Nel, anche i tre catechisti di cui avevamo fatto nome. C'è un episodio con cui concludo anche io questa epopea dei martiri cinesi, forse lontani nel tempo e nello spazio, ma vi ricordo che ai nostri giorni in Nigeria, in Africa, in alcune regioni del pianeta, come per esempio ancora il Medio Oriente, i cristiani, rispetto a noi cattolici pantofolai d'Italia che ci godiamo la vita e non vogliamo sentire questo radicalismo, ci infastidisce, ma ci sono ancora oggi regioni del pianeta dove essere cristiani comporta il rischio della vita. C'è un episodio molto significativo di questa martire catechista. Oggi pregheremo per tutti i catechisti perché insegnino bene la dottrina cattolica, non certo con i libri della CEI, ma questo è un altro discorso. Sembrano i fumetti di Topolino, ma lasciamo perdere. Ecco, Lucia Gizemmei quindi viene decapitata vestita, aveva un copricapo. Aveva un copricapo ovviamente si intride del sangue del martirio. I familiari, sentite che storia, raccolgono i resti mortali di Lucia Zenmei, di Santa Lucia Zenmei, e che cosa fanno? Siccome in casa avevano una nipote di Santa Lucia Zenmei che stava morendo, e siccome sapevano, avevano sentito dire che morire per la fede significava diventare santi, che cosa fanno i familiari? Lo volete sapere cosa fanno per concludere? Loro vanno a prelevare il copricapo intriso di sangue. Il copricapo intriso di sangue, lo pongono sul corpo della nipote ammalata, e immediatamente, ma proprio immediatamente, la nipote della Santa Lucia Zenmei, a contatto col sangue della zia martire, guarisce inspiegabilmente. Ecco, siccome abbiamo bisogno anche delle immagini, questa è Santa Lucia Zenmei, come vedete, eccola qui, Santa Lucia Zenmei, che vogliamo considerare un po' patrona delle catechiste. Bene, miei cari, oggi ho concluso questa 2 giorni cinese. Spero che sia servito a capire che i santi non sono solo Padre Pio e Sant'Antonio,
ma che c'è una moltitudine di testimoni della fede, purtroppo il più delle volte sconosciuti, che dal cielo intercedono per noi e ci aiutano. Adesso c'è spazio per un paio di telefonate, il numero lo trovate in sovraimpressione, 349-410-1638, potete chiamare per questo o per altre domande. Vi ricordo intanto questa sera alle 21.15 in diretta dalla Cappella Domina Nostra, oltre agli appuntamenti soliti, soprattutto la Santa Messa, ci sarà la Via Crucis. Ecco la prima telefonata, pronto? Gesù Cristo, sono Massimo di Canazei. Massimo, sempre sia lodato. Un saluto a tutta la comunità di Canazei, del piccolo Resto. Grazie, la ringraziamo tanto per queste bellissime catechesi sui santi martiri. Ecco. Un forte abbraccio e una buona Quaresima. Anche a te, carissimo Massimo, e tanta benedizione per te e per tutto il piccolo Resto molto vivace e molto motivato che sta sulle Dolomiti. Si dice che i popoli, la gente delle Dolomiti è robusta e forte come le rocce dolomitiche. Sembra che sia proprio vero. Abbiamo questa gente delle Dolomiti che veramente non ha dubbi, non tergiversa, fedele a Papa Benedetto XVI oltremodo. Pronto? Pronto, buongiorno Don Minutella. Ecco. Io sono Cinzia da Milano. Sia lodato Gesù Cristo, Cinzia. Sempre sia lodato. Io avevo una curiosità da chiederle. Prego. Fermo restando che il battesimo deve essere uno solo per la remissione dei peccati, e questo è chiaro, però noi facciamo il battesimo quando non sappiamo neppure di farlo. Non sarebbe opportuno, quando uno se lo sente, non a a una data prestabilita, fare un giuramento sul battesimo, dire che si vuole essere battezzati, che consapevolmente. Ecco, ho capito. Grazie. Sì, rispondo per telefono, Cinzia, sia lodato Gesù Cristo. No, tutto questo non serve, cara Cinzia, ti spiegherò perché. La Chiesa che è madre, lo diceva già Sant'Agostino ai suoi tempi, quando venivano criticati i cattolici perché davano il battesimo immediatamente ai bambini, la Chiesa che è madre raccomanda di battezzare subito i bambini. Anzi, oggi si perde troppo tempo, si portano i bambini, vabbè, questo è il segno, il termometro che non c'è più fede. Una volta le mamme non facevano in tempo a partorire i bambini, erano ancora lì che non potevano muoversi, non importava a loro, chiedevano di portare, anche perché la mortalità infantile era elevatissima, di portare immediatamente i bambini al fonte battesimale, perché per essere liberati dal peccato originale. Quindi la Chiesa fa bene a battezzare i bambini da piccoli, fa bene perché si viene liberati dal peccato originale, va bene? Ecco il motivo del battesimo dei bambini, per liberarli dal peccato originale. Anzi, io sono convinto che il problema è opposto, e cioè che oggi si perda troppo tempo. Io conosco anche coppie di genitori cristiani che i bambini li battezzano troppo in là nel tempo. È un bambino, è una cosa triste vedere un bambino cui si dà tutto pensando di avere così soddisfatto tutto e lo si lascia nel peccato originale, non mortale, perché ho detto mortale, ho sbagliato, nel peccato originale. È una cosa veramente che dimostra che non c'è più fede. I bambini, io non sono che prete, se fossi stato sposato avrei raggiunto un accordo con mia moglie. Io su questo sono un totalitarista, me ne infischio poi di quello che gli altri dicono sul mio conto. Farò una catechesi sul fatto in questa Quaresima, e dobbiamo preoccuparci del giudizio di Dio, non del giudizio degli uomini. Qui ci sono cattolici, anche del piccolo Resto, troppo preoccupati del giudizio umano. È il giudizio di Dio che dobbiamo temere, non quello degli uomini. Io se mi fossi sposato avrei detto a mia moglie: cara mia, i nostri bambini, dopo che te ti riprendi al massimo, ma proprio al massimo 15 giorni, 2 settimane, il battesimo immediatamente, perché i bambini devono essere immediatamente battezzati. Anzi, è un appello che rivolgo affinché
e passi tra le famiglie cattoliche del piccolo resto il messaggio che i bambini vanno battezzati immediatamente, al più presto, perché arriva loro la grazia di Dio, perché vengono immersi nella fonte battesimale che dà la vita della grazia, perché vengono inseriti nel corpo mistico di Cristo, partecipano poi di tutti i benefici della grazia, va bene? E invece questo ritardo, io vedo veramente, c'è per gente che battezza ormai i bambini, che non sono più bambini, anzi ormai si sta imponendo anche tra i cattolici l'idea, decideranno loro, si battezzeranno se vogliono quando sono grandi. D'altra parte non c'è bisogno di un certificato, come diceva Cinzia, perché c'è il sacramento della cresima, che è uno dei 7 sacramenti istituiti da nostro Signore Gesù Cristo, un sacramento del quale non si parla mai, ma forse in questo anno dello Spirito Santo bisognerà farlo. Ci saranno delle catechesi, le sta preparando Don Enrico Bernasconi, ci dirà lui quando è pronto e ve le farà. Ecco, per esempio il sacramento della cresima è il sacramento che conferma poi da adulti il battesimo. Io per quel che mi riguardo, grazie a Dio, i miei genitori hanno fatto sempre presto. Io sono stato battezzato a fine ottobre, anzi, quindi un mese circa, neanche. Sì, un mese è qualcosa, il 28, sono andato il 13 settembre, sono stato battezzato il 28 ottobre, ci hanno perso un po' di tempo a dire il vero, per la festa di Cristo Re, però la cresima l'ho fatta a 12 anni, ecco, subito, ecco, perché i sacramenti ci danno grazia per affrontare il buon combattimento della fede. L'ultima telefonata per oggi, pronto? Pronto, buongiorno Don Minutella, sono Francesca del Trentino. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Anch'io volevo ringraziarla per queste catechesi nelle quali ci aiuta a valorizzare la vita dei martiri. Certo. E poi volevo dire che questa offerta è ancora viva perché in certi luoghi, certo, tipo Fatima, Medjugorje, si respira proprio l'offerta dei pastorelli a Fatima e l'offerta che hanno fatto i martiri cristiani, certo, durante il regime comunista e anche turco a Medjugorje. Si sente proprio viva questa offerta. E quindi ringrazio perché lei ci aiuta a capire quali sono davvero le nostre radici. Grazie. Dio ti benedica. Santa giornata a te, figliola cara. Ha proprio ragione Francesca dal Trentino. È proprio così. Io sono stato tante volte a Medjugorje. Quella terre cattoliche dei Balcani sono terre di frontiera. E ancora una volta dobbiamo ai francescani. Guardate, i francescani del passato hanno un merito a livello cattolico incalcolabile. Ma i francescani del passato, non quelli di oggi, bergogliani, che fanno di San Francesco il figlio dei fiori. Incalcolabile il merito dei francescani nel corso dei secoli, figlioli cari. E per esempio, quando i cattolici, le popolazioni cattoliche balcaniche furono abbandonate a causa dell'invasione ottomana turca e quindi musulmana, ebbene i francescani rimasero al loro posto, non andarono via, rimasero accanto alla gente e molti di loro pagarono col tributo del sangue. Quindi ha ragione Francesca, sono molto noti i martiri di Scirocco Brieg, sono un gruppo di francescani, direi proprio scannati dai musulmani. Ed è vero che appunto in Portogallo un po' meno, anzi direi quasi del tutto assente la tematica del martirio, se non altro in loco, sebbene molti missionari portoghesi poi sono andati a versare il sangue in giro per il mondo, ma sicuramente nelle terre balcaniche c'è questo respiro. Da noi in Italia il problema è molto grosso, c'è un cattolicesimo, come diceva von Baltasar, che ha la smania del mondo, la Weltlei, ma non cura la testimonianza della fede, come fanno invece questi gloriosi martiri di cui abbiamo parlato. Bene, allora oggi invochiamo i 120 martiri cinesi di cui abbiamo dato lettura, invochiamo particolarmente oggi 19 febbraio Santa Lucia Ximeng, Santa Lucia Zhenmei, domani è Giacinta di Fatima, la pastorella di Fatima. Io sto lavorando per il libro dell'Apocalisse perché presto possa essere pubblicato. Nel frattempo, come vi ho dato notizie altre volte, circola già la notizia della conclusione della traduzione del mio libro Pietro dove sei lingua spagnola, particolarmente in America Latina. Su tutti voi miei cari, in questo venerdì dopo le ceneri di digiuno, penitenza, astinenza, giorno di fioretti e di
appunto rinunce, su tutti voi invoco la santa benedizione del Signore. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.